Questo è sbagliato, mi scusate, perché tu non
puoi interrompere, violentare un flusso di soccorso in questa maniera così violentemente. Deve essere più. Sì, Giorgio, qua, vieni qui a vedere. Ma guarda, è una questione di 10 sì, centimetri, sai, non è sì, sì, sì. Da questa parte se la vedi alla 15. Messa così in su. Col pannello dietro ti dici? Il pannello resta là, però questo qua è quasi che devo qui siamo in asse. Basta dargli la luce? Sì, ne parlo il foretto. Logistica per la manutenzione e l'adeguamento alle normative vigenti dei locali del Castello Inferiore. Bisognava fare questi interventi. Siamo riusciti. La sala adesso è a posto. Possiamo entrarci tranquillamente.
Quest'anno infatti entra a far parte a pieno titolo delle manifestazioni promosse dall'assessorato alla cultura del Comune di Marostica, rivolte a dare stimoli culturali alla nostra gente, a Caracci. Giorgio Segato sapete che è un critico d'arte di Fango d'arte e altrettanto un noto critico d'arte. Con loro ho intrapreso questo stimolante la stesura di un progetto che fosse la sintesi. E quale passaggio? A quale passaggio allude? Allude Tonino Casule? E a quale passaggio allude l'opera di Tonino? Straordinario. Un passaggio che è molto simile a quello che è, diciamo, conclusivo di uno dei film più sintomatici della nostra epoca, che è il film di Penders Fino alla fine del mondo sui libretti. E cioè quale? Quello in cui sapete che è vero che si scienziati cercano di far vedere il pensiero, di proiettare il pensiero, peraltro la realtà ha superato il film perché proprio non più di 15 giorni fa, 20 giorni fa per la prima volta si è visto il pensiero diventato realtà. Comunque diciamo che quella sembrava fantascienza futuribile, lontanissima, in realtà già superata. Comunque, dove? Dentro una grotta. Quale grotta? Dentro una grotta di una montagna in Australia. Perché una grotta? Perché in fondo alla grotta c'è l'immagine fenomenica, non numerica, cioè l'apparenza platonica. In fondo alla grotta tutti noi schiavi crediamo di vedere la verità e vediamo invece le rappresentazioni delle simbologie. Film di Vegas, ma come finisce il film di Vegas? Incredibile, che stupendo, orbita satellitare, tutti quanti ruotano attorno alla Terra e dicono semplicemente la Terra sta bene, la Terra sta male, rimane soltanto l'informazione, non c'è più contatto. E gli indigeni, gli aborigeni che vivevano nella grotta qualitario scienziato a fare la parte hard, molto interessante, questi apparenti letterati, no? Questi che aiutano a costruire macchine di una sofisticatezza incredibile. A un certo punto scoprono che la trasmissione della cultura non avviene più per parola, per tradizione orale, per contatto, per touch, ma per immagine, per simulazione, per digitale, per di più, cioè fantastica, cioè irreale, completamente irreale. E vanno via. Allora ci stesse culture, stessi stregoni, stessi uomini delle medicine, i canti. Lui raccoglie questi canti, parla con questi uomini, si ispira, la roccia, la notte, mi dice Tonino, pensami, c'è un certo punto alzato gli occhi, pensavo che fosse la nebbia, era notte profonda e invece era la Via Lattea, che era talmente magicamente incombente che mi annebbiava la vista del cielo, una metafora di una straordinarietà incredibile. Voi credo che capirete questa tensione, questa poesia incredibile di Tonino in questo invito mostruoso, pauroso che lui ha costruito. Immagini che si sovrappongono con un fluentissimo, direi alla Brian Eno per capirci col punto di riferimento, che hanno sotto un soundtrack, una colonna sonora di una forza incredibile, primigenia degli aborigeni, degli indigeni di quel luogo. Elettronica e canto tribale, insieme. Non c'è nulla per andare più nello sbaglio di una cosa. Bene, ecco allora, credo che adesso sia venuto il momento, scendiamo giù. Visitiamo la mostra, vi inauguriamo proprio ufficialmente. Poi, per chi lo desidera, qui nella sala del sindaco, ritorniamo di sopra e c'è un piccolo libro. Thank you.
casa che ti metto quello che Thank you.
6 euro, l'indice Dow Jones scende di 93 punti.